Benvenuti allenatori nel nono episodio di Cacciatori di Tesori. Oh, prima di arrivare all'ultimo episodio della prima stagione, che si concluderà con l'episodio numero 10, ho ancora qualcosina da mostrarvi. Ma questa volta non si tratta di box estremamente rari, ma di bustine. Ma bustine non comuni, bustine dal valore inimmaginabile. E in questo episodio di mezzo vi stupirò. Ovviamente il mi piace è d'obbligo per l'episodio finale. Anche perché a fine video ve la sparo veramente grossa. Io vi auguro una buona visione. Devo dirlo, video un po' più leggerino rispetto ai precedenti, ma per oggi io ho realizzato un sogno. Prima di mostrarvi le vere bombe, vi do un piccolissimo antipasto, che poi, mica tanto piccolissimo, tra poco vi mostrerò la bustina Pokémon che più ho ricercato nella mia vita. La prima bustina che vi mostro oggi è Isola dei Draghi, la quindicesima della serie X e anche l'ultima per l'Italia, perché poi successivamente uscì X Power Keepers, ma solo in lingua inglese. Queste bustine vengono vendute attualmente a 900 euro l'una. Permettetemi di dirlo, il prezzo non ha senso. Ma perché l'ho comprata? Perché l'ho trovata a un prezzo stracciato. Trovata a 300 euro, non potevo farmela scappare. Guardate che effetto vortice che ha sul retro, stupenda. E secondo me questo è il prezzo giusto della bustina. Quindi non ho fretta, prenderò le altre solo quando ovviamente mi si presenterà l'occasione. Ma perché costano così tanto? Perché questo set nasconde una carta molto particolare, il Charizard Gold Star, che è incredibile. Ma non solo, anche Mew Gold Star. Che ci sia Charizard o Mew qua dentro non c'è dato sapere, anche perché ragazzi era difficilissimo pesare queste bustine. L'esperienza insegna: bisogna stare calmi, aspettare e quando si presenta l'occasione giusta acquistare. Mai buttare soldi, ok? Isola dei Draghi è la prima su 4 e anche l'unica serie che mi manca per finire tutte le serie X. È incredibile. E adesso completiamo un'altra serie X con questa, che lo so, avevo spacchettato sul canale qualche tempo fa e ammetto di aver fatto un po' il coglioncello. Mia colpa. Questa, ragazzi, me l'ha data il buon Francesco Pardini, che ringrazio tantissimo. Sì, lo so che non ci crede nessuno, ma Pardini ce l'aveva dentro un cassetto, l'ho implorato di regalarmela e lui è stato gentilissimo, quindi grazie Fra, veramente con tutto il cuore. Bellissima bustina di Guardiani dei Cristalli, l'espansione non ha bisogno di presentazioni, sapete benissimo che qua dentro si trova il Charizard Specie Delta di tipo elettro. Specie Delta che tra l'altro stanno anche tornando con il 25esimo anniversario Pokémon. Ricordo che se volete preordinare il 25esimo anniversario Pokémon, tutte le collezioni, tin e quant'altro, trovate tutto su federicstore.it qua sotto in descrizione. E poi ricordo anche che sarò presente al Modena Play il 3, il 4 e il 5 settembre con uno stand Pokémon tutto dedicato. Ovviamente ci sarò anch'io con tutto il mio staff, che sarà pronto ad accogliervi e a guidarvi nel meraviglioso mondo Pokémon, all'insegna del vintage, ma non solo, anche con il new, dato che si avvicina il Modena Play al rilascio di evoluzioni eteree. E adesso, signori, che abbiamo completato Guardiani dei Cristalli, bustina dal valore di più o meno 400-500 euro, dipende dai casi, pesante o leggera che sia, è arrivato il momento di presentarvi la bustina che più mi ha fatto sudare negli ultimi 15 anni. Il logo dietro parla da sé. E quando c'è di mezzo la Wizard, ragazzi, sapete che è una garanzia. Bustina incredibile. Forse una delle pochissime ancora esistenti qui in Italia. I box probabilmente non esistono più, ma le bustine, ragazzi, sono tanto rare quanto i box. Da un valore praticamente inestimabile, uno la potrebbe vendere a 1000 euro come venderla a 3000, dato che non se ne trovano. Signori e signori, Sua Maestà Skyrage, con uno degli artwork più belli
di sempre. Artwork di OO, ultima espansione della serie E-Series. Da questo punto in poi la Wizard of the Coast perse tutti i diritti per stampare le carte Pokémon, che passarono direttamente a Nintendo. Espansione gigante che racchiude al suo interno un sacco di carte cristalline, un nuovo tipo di carta introdotto in Aquapolis. Charizard Crystal, una delle carte Pokémon più ricercate di sempre, potrebbe nascondersi qua dentro. Questo non c'è dato sapere, dato che le reverse pesano tutte uguali. E sapete che si può trovare Charizard sia Crystal Holo che reverse. Che ci sia la Holo o no, non lo scopriremo mai, anche perché non ho intenzione di aprirla. Il valore, ragazzi, non so dirvelo. È veramente inestimabile. Riuscirò mai a trovare le altre tre buste che mi servono per completare la serie? Potrete scoprirlo solo continuando a seguire questa fantastica serie di cacciatori di tesori. E adesso vi lascio a delle bombe ancora più incredibili di questa Skyridge. Buona visione, ragazzi. Fermi. Cosa sta succedendo? Due episodi di cacciatori di tesori a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro? Mi sto dando proprio da fare ultimamente, eh? Episodio 10. E mo, che me invento? Non lo so, ragazzi, anche perché sta diventando sempre più complicato acchiappare questi tesori. Ma, rimanete fino alla fine del video. Vi stupirò. Questo sarà un episodio full bustine, perché come sapete sto cercando di completare tutte le bustine Pokémon esistenti in lingua italiana, con qualche aggiunta inglese, qualora non fossero uscite qui in Italia. Tra Expedition e Destiny c'è un altro set, nemmeno mai pubblicato in Giappone. E figuratevi qui in Italia, sto parlando della Legendary Collection, una raccolta di ristampe pubblicata unicamente dalla Wizard of the Coast. Queste bustine non costavano nulla qualche anno fa. Ragazzi, hanno toccato cifre da capogiro. E sono sì le bustine più importanti della mia collezione, o alcune delle più importanti, perché poi abbiamo anche il set base prima edizione, eccetera, eccetera, eccetera. Olè! Siete pronti? Ecco a voi le bustine della famosissima Legendary Collection. Queste qui, ragazzi, me le ha vendute un ragazzo che lavora per me a un prezzo ridicolo per assicurarsi il posto di lavoro a vita, probabilmente. Me le ha mollate a 400 euro l'una. Capite bene che è una cifra alquanto ridicola, dato che queste bustine si vendono dai 1.500 in su. Ho visto bustine della Legendary Collection andare anche a 2.000 euro l'una. E qui non si tratta di un box sealed che compri a 10.000 euro. 4 bustine 8.000 euro. Sarà anche per i bellissimi artwork di Sugimori che sono raffigurati su queste bustine. Tiè, guardate questa, che spettacolo, signori. Ma che gli volete dire a questa bustina? È veramente incredibile. Guardate come sbrilluccica tutta. Stupenda. Questo è il retro della bustina. Ovviamente sono tutte in condizioni perfette. E poi abbiamo la bomba finale. La bustina con su raffigurati i tre starter, Charizard, Venusaur e Blastoise, disegnati dal buon Sugimori. Nulla da dire. Una delle bustine più belle mai fatte. Ovviamente, inutile dirvelo, all'interno di questo set sì, si possono trovare i tre starter ristampati e il Charizard della Legendary Collection ovviamente non esiste in prima edizione, eh? Questa l'ho protetta ulteriormente. Guardate che razza di spettacolo. Assurda, raga, veramente assurda. Manca poco al completamento di questo set. Manca solo Mewtwo all'appello, che purtroppo il ragazzo che lavora con me
il mio collaboratore, perché è brutto dire dipendente, non aveva. Capite bene che acquistare ora la bustina di Mewtwo, minimo 1300 euro, quella che ho trovato io. 1300 euro, ragazzi, è tanto, è tanto. Botte di fortuna così, dove trovi tre bustine al prezzo di una, è una cosa che capita una volta nella vita, ma nemmeno. E quindi mi preparo già a spendere quei 1300 euro per una bustina sola. Sono più vicino di quanto pensiate al completamento di tutte le bustine e non vedo l'ora di farvi il video raccolta finale. Come anticipato, avrete la possibilità tutti voi di partecipare a un evento esclusivo dove potrete mettere mano su queste bustine, almeno per una giornata. Ma vi dirò di più su questo evento a ottobre. Ma se volete scoprire di più, ovviamente, su questo evento, qualche spoiler, io vi invito a passare al Modena Play il 3, il 4 e il 5 settembre allo stand del Federic Store. Ci sarò ovviamente io e tutto il mio staff che sarà pronto ad aiutarvi e a coccolarvi con tanti prodotti Pokémon di nuova e vecchia uscita. E io non posso lasciarvi così. Come sempre vi chiedo un bel mi piace e soprattutto vi chiedo di indovinare il prossimo video di Cacciatori di Tesori. Questo è facile, eh? È abbastanza semplice, ma dovete impegnarvi comunque. Io ve lo oscuro il più possibile. E anche questo è un bel affare. Grazie allenatori. Grazie a tutti. Un episodio un po' più soft rispetto agli altri, ma non è che può essere sempre Natale, no? E quindi io vi rimando all'episodio 10 che arriverà se questo video raggiungerà come minimo i 10.000 mi piace. Quindi spolliciate, commentate, iscrivetevi al canale, perché l'ultimo episodio della prima stagione di Caccia dei Tesori vi lascerà a bocca aperta. Io vi auguro un buon proseguimento di giornata. Ciao allenatori!